Facevano entrare illegalmente in Italia giovani connazionali albanesi al fine di sfruttarne la prostituzione. La squadra mobile della questura di Pescara, in collaborazione con quella della questura di Modena, a seguito di un'attività investigativa molto lunga e complessa, ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di tre albanesi, due uomini e una donna. Le tre misure sono state eseguite nella giornata di ieri a Pescara, a Maranello in provincia di Modena, dove si trovava la ragazza, e nella casa circondariale di Lanciano, dove uno dei tre era già recluso, il capo della banda. L'operazione è collegata a quella del 29 di aprile, quando la polizia stroncò un traffico di prostituzione gestito a Pescara da cinque gruppi di nazionalità albanese e romena. Quell'indagine è proseguita fino a ieri quando sono arrivati gli arresti. La polizia ha accertato che il gruppo albanese continuava a far entrare ragazze in Italia per avviarle alla prostituzione attraverso l'Albania e passando da Bari. In particolare il terzetto, in questa seconda fase dell'inchiesta, aveva sfruttato due ragazze albanesi e un trans romeno. Una delle tre eh, giovani, una ragazza di 24 anni, cittadina albanese, fu fatta arrivare in Italia il 13 aprile scorso, un'altra di 22 anni, nelle settimane successive. Sì, eh, abbiamo documentato l'occupazione abusiva di un alloggio ater in via Rigopiano, dove alloggiavano alcune delle prostitute controllate da questi soggetti e l'immobile poi è stato eh, sottoposto a sequestro preventivo nel maggio scorso. Il modus operandi del terzetto era semplice e collaudato. Con la scusa di un permesso per motivi turistici le ragazze venivano fatte arrivare in Italia via mare tramite Valona e poi avviate alla prostituzione. Sì, è un sistema già adottato in precedenza e spiegato bene nelle nell'ordinanza del 29 aprile. Eh, si simulava l'ingresso in Italia attraverso la frontiera eh, marittima a Bari di, di queste ragazze per motivi di turismo. In realtà eh, le ragioni per cui facevano l'ingresso in Italia erano tutt'altro che quelle turistiche. Attività che dopo gli arresti è proseguita comunque e forse prosegue anche adesso, ecco perché le indagini non sono finite. Attività che è proseguita dopo gli arresti e che prosegue tuttora, certo.